All'isola Tiberina, chi è di Roma la conosce perfettamente, si trova al centro della mitica città eterna. Si svolgerà la festa di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che dice sarà un laboratorio di idee, un'incubatrice ideale per pensare in grande all'Italia. Sicuramente un bel titolo. Una festa dove c'è comunque di base il sogno sovranista che si può realizzare alla portata, in quanto i voti sia di Fratelli d'Italia sia di altri sovranisti sono veramente importanti. Fratelli d'Italia è data addirittura tra il 7,5 e il 9% nei sondaggi. Matteo Salvini sta risalendo al 34%, quindi sovranisti Salvini e la Meloni assieme arrivano quasi a un 50% dell'elettorato, cioè una persona su due voterebbe per il sovranismo in Italia. Questa nuova definizione, che a me particolarmente non piace, il sovranismo, proprio come parola, sovranismo, non mi piace. Queste nuove definizioni politiche non mi sono mai piaciute. Questa festa si chiama tradizionalmente Atreyu, che sembra quasi un nome giapponese di quei cartoni animati di quando io ero piccolo negli anni 80, come non so se vi ricordate la Mu, Ataru Moroboshi. Quindi Atreyu mi sembra quasi di sentire il nome di un cartone animato. Quindi la tradizionale festa o kermesse, come la volete chiamare, organizzata appunto dal partito Fratelli d'Italia, che ci sarà come ospite anche Giuseppi. Il nostro visconte Cobram sarà ospite di Fratelli d'Italia. Sapete che è stato invitato anche alla festa di D'Alema, c'è stata delle polemiche, quindi lui, super partes, vuole farci credere, va a tutte le feste che viene invitato per non essere additato, appunto, da questo o quel partito di essere fazioso o di parte. Quindi il nostro caro Giuseppi e il suo collega ungherese Viktor Orban saranno ospiti d'onore della manifestazione, soprattutto Orban, campione europeo di sovranismo, cui chiedere come indirizzare al meglio la lotta politica all'interno delle istituzioni comunitarie. Ci sarà da confrontarsi anche con un europeista convinto come Antonio Tajani e con un altro protagonista assoluto della politica estiva, Matteo Salvini, sarà presente anche lui alla festa di Fratelli d'Italia. Sfida alle stelle, l'Italia che pensa in grande, dal vago sapore futurista è il titolo scelto. Quindi Salvini e la Meloni ormai si sono stretti in un abbraccio che li dovrebbe portare alle prossime elezioni insieme. Il sogno di Salvini sarebbe quello di correre da solo. Correre da solo vuol dire arrivare al potere con un unico partito, senza coalizioni, un uomo solo al comando, pieni poteri come ha chiesto. Lui Presidente del Consiglio, Senato e Parlamento in mano completamente alla Lega, quindi senza chiedere niente a nessuno potrebbe anche modificare la Costituzione e questo spaventa a morte i franceschini, per indicare quei personaggi sinistri che continuano a parlare di fascismo e partigiani e alle feste del PD cantano bandiera rossa, quindi penoso, tra virgolette, tra parentesi, che continuare nel 2019 a vedere i leader di centrodestra come dei duce, come vedevano Berlusconi, è veramente una politica di bassissimo livello. Ma veramente il centrosinistra pensa di racimolare voti paragonando Salvini a Mussolini? E questo è il programma del vostro partito? Essere contro il nuovo duce Salvini, che è una balla clamorosa? Salvini è sovranista, non fascista. Salvini è populista, non fascista. Lo avete capito voi della sinistra, ma forse è meglio che non lo capite, perché così continuerete a perdere tutte le elezioni. Quindi Viktor Orban parlerà sabato 21 settembre alle 15:30 con il direttore del TG2, Gennaro San Giuliano. Scusate, ma a volte ho delle difficoltà a pronunciare dei nomi. A moderare l'incontro dal titolo Momento clou di Atreju 2019 sarà l'intervento del presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che domenica 22 settembre alle 12 traccerà le linee programmatiche del movimento per la nuova stagione politica.
Ma prima alle 11 ci saranno gli interventi della parte della famiglia europea, il leader di Vox Santiago Abascal, il presidente di Forum Vor Democrati Thierry Baudet, il presidente di Alliance of Conservatives and Reformists in Europe, Acre Jean Zaadail. Chissà se li ho pronunciati bene. Mentre il nostro caro Giuseppi sarà all'isola Tiberina, chi volesse sentire parlare il nostro Visconte alle 11:30 di sabato per sottoporsi anche a un'intervista di Bruno Vespa dal titolo Il tempo delle scelte. Forse era il tempo delle mele, il tempo delle pere, no, il tempo delle scelte. Quindi Bruno Vespa porterà la sua terza camera alla festa di Fratelli d'Italia e poi ci sarà il capo della Lega venerdì 20 alle 16. Chissà, l'affluenza all'isola Tiberina sarà. Non ci sarà un centimetro libero in tutti questi appuntamenti, ma mi immagino specialmente per il capo carismatico della Lega. Quindi venerdì 20 alle ore 16, alle 4 del pomeriggio, Salvini verrà intervistato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, in un incontro dal titolo L'Italia che sarà. Certo che l'intervista del direttore del Corriere della Sera, apertamente schierato contro Salvini, sarà tutta da vedere, diciamo. Sabato 21 alle 13 sarà la volta del vicepresidente di Forza Italia, Tajani, impegnato nel faccia a faccia dal titolo L'Italia nel mezzo tra paura e speranza, con il vice direttore del Huffington Post, Alessandro De Angelis. L'intervista sarà introdotta dalla senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè. Quindi assolutamente una festa di prestigio assoluto, capi di Stato, direttori dei più prestigiosi giornali italiani e mondiali, politici di rango, capi politici come Salvini, la Giorgia Meloni, il capo di Fratelli d'Italia. Quindi l'isola Tiberina si trasforma veramente in un posto di centrale della politica e dati gli ospiti e l'affluenza, Fratelli d'Italia è stato completamente un partito sdoganato dalle accuse antiche di fascismo e il logo del Movimento Sociale tra il logo di Fratelli d'Italia, però Giorgia Meloni ha portato il partito a una dimensione nuova. Naturalmente ogni tanto si vede qualche braccio teso, qualche saluto romano, però questo è inevitabile in un partito che è erede del Movimento Sociale, che il Movimento Sociale è erede di voi chi sapete chi. Quindi di quando c'era lui. Quindi sicuramente Giorgia Meloni è stata capace a portare il partito fuori dai vecchi schemi, cioè è un partito nuovo, un partito patriottico, dove prima viene l'Italia, come quello di Salvini. Diciamo che possiamo chiamarli il partito di Giorgia Meloni non più destra, ma un partito sovranista, il nuovo nome per chiamare la destra, centro sovranista. Ecco, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia è un partito centro sovranista, che in questa kermesse, con questi ospiti assolutamente illustri, ma anche Bruno Vespa della televisione, quindi questa festa di Fratelli d'Italia a Treiu è comunque diventato un palcoscenico annuale di prestigio. E attenzione, non ci sarebbe andato Bruno Vespa, non ci sarebbero andate tante persone se fosse stata additata come una festa neofascista, che assolutamente, assolutamente non lo è. Anche se molti militanti sono di quell'area di pensiero di un neofascismo moderno, più evoluto rispetto a quello del passato. Comunque, chi potrà andare e accedere, perché l'isola Tiberina non è così grande, cioè non è un pratone di Pontida, l'isola Tiberina, io ci sono state parecchie volte, io non sono di Roma, ma molte volte ci sono stato, passeggiato, mi ricordo c'era una volta una manifestazione, facevano vedere cinema all'aperto, è un bellissimo posto l'isola Tiberina, però non immagino come si possa fare ad accedere in questi giorni della festa, perché non so se si può accedere con un pass, ci saranno degli ingressi numerati, perché avrà una certa capienza l'isola, come si fa a far entrare il mondo intero lì? È un mistero, però sicuramente la cornice dell'isola Tiberina è assolutamente affascinante, assolutamente incredibile. Soprattutto di notte la scenografia è veramente bella, bella, bella.
Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.